La cosa più importante è l'amore. Noi abbiamo dimostrato di essere comunque persone con un cuore grande ed è per questo che vorrei dedicare a tutte le persone cattive lì fuori questo programma radiofonico che conducevo anni fa su Radio Lombardia. Si chiamava Discoletto, l'abbiamo trasformato in Discoretto e oggi vorrei dedicare questa puntata a una persona che mi ha fatto molto irritare nei giorni passati. Quindi non dico altro, ascoltate, prego Pippo, andiamo. Invece vai, a me chiamatemi Mahatma Gandhi. Basta. Troio. Disco retto. Se fossi mia, disco retto, io ti legherei, ti innamorerai. Disco retto, la tua dolce musica nel cuore. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa mettere i tasti del telecomando sulla punta del vostro cazzo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto e come ogni sera sono qui che cerco di imitare i colpi di tosse di Costanzo col bus del cul per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Gigi Scopavecchie ed è dedicata alla sua amata Barbara D'Orso. Cara Barbara D'Orso, ti scrivo questa lettera mentre mi sto facendo curare le 37 malattie venere che mi hai trasmesso con un solo SMS. Mia dolce, che dico dolcissima Barbara D'Orso, ricordo con esattezza il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io allora uscivo con la tua sorella buona, Crudelia Demona, quando all'improvviso ti notai in lontananza, mentre partendo a nuoto a gambe aperte da Cuba cercavi di farti ciulare dalla Florida intera. E in quel preciso istante capii che eri la vecchia senza talento né scrupoli che avevo sempre sognato. Ah, quanti indimenticabili momenti abbiamo trascorso insieme. Come la prima volta che te lo misi nel bus del miau e sulle tue pareti anali lessi chiaramente la scritta in latino Giulio Cesare è stato qui. Oh, e come dimenticare tutte le volte in cui hai cercato di sciacallare sulla morte di personaggi famosi come Giulio Cesare, Garibaldi, Hitler e addirittura quella di Gesù. Quanti ricordi indimenticabili. Ed è in memoria di tutti questi momenti felici trascorsi insieme che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore. Disco re, la tua dolce musica nel cuore. Se tu sei nata per fare la zoccola, ma no, la zoccola è la donna. Anni 60. Bellissima, eh? Oh, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Gigi Scopavecchie, dedicata alla sua amata Barbara D'Orso, che continua così. Ah, mia dolcissima Barbara D'Orso, tu che sei stata l'ultima donna a fare una s**ga ai dinosauri. Un po' troppo, eh? Sono stato veramente felice con te. Purtroppo recentemente l'incantesimo che ti faceva apparire decente è scaduto e ti sei trasformata in uno scheletro con lo sterno rifatto. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con la nonna di Madonna. Sono certa che capirai con affetto tuo Gigi Scopavecchie. PS, lo sapevi che se ti grattugi le tette sulla pelata di Costanzo gli cadono i baffi? Quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo Gil giunti al termine, ma prima di salutarvi ecco il mio nuovissimo indirizzo mail al quale inviarvi Fabio per te le vostre calde, caldissime lettere d'amore, che fatta per te. Grazie. Cioè, questo è veramente troppo. Non ci posso credere. L'anacronismo. Adesso mi ricordo. Per te. Mi chiamo Pork e sbocco solo a New York. Mi sei un po' e poi la mano ti do. No.
mentre ti apro quel culo. Apri bidet, laviamo il figone. Tutti insieme. Ano, ano, dilatiamo. Ano, ano, apri piano. Ano, ano, disfondiamo. Ano, ano, sul divano. Tutti insieme. Tutti insieme. Buoni cazzi. Cosa tutti insieme? Ano, ano, ano. Mi chiamo Pork e sono a New York. Si è capito. Si è capito. Ma perché? Ma il disco è nulla la tua dolce musica nel culo. Ma chi li mette? Ma... I wanna find this you.